ho pensato che ti lascerò fosse un pianto, un grido d'amore. Se quando uno dice io ti lascerò, perché si sente non più all'altezza di un grande amore e quindi impossibilitato col dubbio di lasciare in sospeso una vita meravigliosa, lascia la propria donna perché non si sente in grado di farla felice. E questo è un atto d'amore, è un atto d'amore questo testo, perché dice io ti lascerò per poter vivere la tua vita perché io non ne sono all'altezza, ti amo talmente che ti lascio libera. È un po' una scusa forse per l'amante. Ma, non, ma in questo testo io l'ho sempre letto in questa maniera. Nella composizione degli archi c'è già un arrangiamento in sé. E l'ho voluto far cantare a Franco in una maniera completamente diversa, perché è un pochino, quasi un pochettino più rock. Nelle registrazioni di oggi si è notato particolarmente un incrocio di archi, quindi ci sono i celli che fanno un esercizio diverso da quello che potrebbero essere i violini e le viole che sono di contrappunto a loro, partecipano. Insomma, praticamente nella composizione degli archi c'è già un arrangiamento in sé.